centigradi? 28.000. 70. 70. E se devi scegliere? No, no. Io dopo la ripresa. Cioè, io l'avevo letto, ma non pensavo fossero i volumi. Io... perché non quadrava mentalmente. Io dopo la. Ciao. Ciao. Io sono Mauro e sono felice di essere qui con voi. E al mio... Ciao, privieto, cacchi di là. Normale, alla grande direi. Alla grande. Alla grande. Sai che oggi saltavo come un cagnolino quando sapevo che potevo uscire di casa. E scodinzolava pure. Noi abbiamo fatto un video. E un italiano, un russo, dove abbiamo assaggiato diverse particolarità di cucina italiana e lì abbiamo promesso che vi faremo assaggiare anche alcolici strani italiani ed ecco è arrivato questo giorno. Sì, così non ho più freddo. Oh, almeno così dobbiamo, beviamo e non parliamo. Anche secondo me. Sono pronto. Non ci sarà la tipica grappa, limoncello, perché quella roba... Quelli la conosciamo. Lo conosciamo. Va ci bene. Sarà qualcosa di particolare perché abbiamo deciso... Facciamo pari. Poi dicono di fare il video da pari, ma intanto chi beve sono sempre noi. Esatto. Se sono da pari dovete essere voi qua a bere le cose strane, no? Che okay. È alla pari ma sono cazzi vuoti. Ma non li hai assaggiati, non sai. Come li hai assaggiati? Sono gli italianschi e gli... Non tutto, Mauro, ma la metà non ha scritto neanche. Il formaggio. Rucola, Ruconcello! Questo lo conosco, è la rucola. Questo è tipo il limoncello ma la rucola. Buono. Cos'è quella roba? Hashtag auguri Mauro. Ragazzi, io qua faccio bene. Cioè, qua se le cose vogliono fatte bene. Ma in realtà ne davo poco a te perché ne volevo di più io. ho visto che puntavi il bicchierone. Ma infatti volevo riempire questo. Comunque ti dico, sai perché abbiamo fatto questo video, Fabio? Perché i nostri amici russi sempre ci chiedono, raccontateci anche in Italia, perché assaggiate non sappiamo niente di voi. Comunque, è il liquore più venduto e più famoso di Ischia. Ischia? Ah, sì. Che è una delle isole più belle dell'Italia. Così è per suo poi informativo. Vabbè, ma c'è internet per guardare, cioè devo testare lì. Ma anche per cose russe c'è internet. Ma io, voi le cose russe... qua? No, quelle russe... Voi avete sentito? Io l'ho già assaggiata, è buonissima. Sì? Sì, sì, sì. Importante. Ok, com'era Vashish da Rovia? Vashdarovia. Quindi, cin cin. Alla nostra. Però si batte. È in Italia, qua. Beh, io non lo faccio però. Siamo in Italia, ogni cosa che fate spiegate perché. Io no. Ma non lo fanno tutti, lo fanno tipo i granizzoli, fanno quelli del nord, fanno così, fanno tutto e bevono. In realtà sarebbe un ringraziamento al barista che ti ha fatto giù il cocktail da bere, cioè comunque... E perché si batte il bicchiere? Questo non lo so. Io lo so. È diventato un... Perché usanza. Altrimenti dicono che... Ah, ok, qualcosa di sessuale. Sì. Come dicono, quello che batte tromba. Ah, no, questa cosa no. Questa cosa è... E Bea, tu batti sempre però. Ecco perché si dice battere, ecco perché dicono lei. Se lei la pensa così, è esatto, Stefano, è giusto. Settimana prossima che torniamo all'aperitivo. Non lo faccio. Io lo faccio per scaramanzia sempre. Ah, non è male, eh. Non è male. Ma è molto buono. Non è male. È molto buono. È anche molto leggero, quindi questo gruppo lo puoi mandare giù. Io sono 27 gradi. Ma sì, acqua frizzante ne ha di più. Ti dico che questa qua lo fanno anche a casa, però deve essere imbottigliato almeno per 2 mesi. Sai che sono ancora pochi, eh? Non potrei mai. Perché ad esempio per altri alcolici tipo il limoncello, il nocino, bisogna aspettare anche 6 mesi. Il mirto è sardo, sì. Questo è di Ischia. Se ci pensi, nelle isole ci va la gente d'estate, ma il resto dell'anno saranno in 4 gatti che non hanno niente da fare. Esatto. E come si divertono? Si beve! I va adin! Che cos'è questa? Le bottiglie psichedeliche, cos'è sta roba? Guapa! Guapa? What? Guapa, l'unico liquore con latte di bufala campana? Roba a casa vostra!
Ma si condisce con rosmarino, olio rosmarino. Questo, ah, questo è buono. Liquore con latte di bufala campana. La bottiglia è bellissima, tra l'altro richiama un po' la mucca. Ma adesso è una mozzarella liquida, ma dove cazzo l'hai trovata? Io 45 anni, 30, no 28, io 28 anni che sono a questo mondo e non ho mai visto sta roba. Voi dove è che l'avete trovata? Al metro. C'era una marea di cose. Al metro? Sì, sì. Vabbè, ma al metro... Per il ristorante. Appunto. Sì. A parte di latte di bufala, c'è anche il brand invecchiato di 3 anni e poi questo qua si produce solo in campagna. Ah! Ma per la vacca! Cioè la vacca! Io prenderei la vacca che si è spremuta per darci a noi questa bottiglia di... Di buonissima guappa. Comunque si ricorda il Baileys. È dolcissimo. Si ricorda il Baileys. Ed è questo. Io no! Lo batto sempre. Nelle sì che no! Esatto, per scaramanzia. Ho avuto la sensazione di... Un po' di saponetta questa roba qua, no, un po' di saponetta. Pongo, das, noi avevamo questa cosa con cui... È stranissimo. Non farei il bis. Però sì, dai. Guarda, ti dico, si salva perché c'è il brandy. Sì. Sì, non è uno dei miei preferiti. Cioè, è troppo dolce, sì. Come un bis? Sì, esatto. Infatti non si sente molto la differenza. E noi quando beviamo, noi beviamo sempre per qualcosa e poi aspettiamo i discorsi. In Italia si fanno i discorsi. Tamada. Allora, è goliardia. Nel senso che se vuoi mettere in imbarazzo qualcuno, allora discorso. No, siamo abituati a fare dei lunghi discorsi. Anche perché, vedi, gli uomini vogliono bere sostanzialmente. Quindi dicono, taglia, io voglio bere. Allora, peccato. Cioè, avrei preferito sentire di più quella roba strana che ci dovrebbe essere in queste cose. Sì. Tra l'altro, mentre mandi giù, devi fare... Ah, abbiamo un classico, no, aspetta che adesso iniziamo. Ma questo è famosissimo, questo è anni 80. Sì. Questo... Che cos'è? Carciofo. Ma va! Lo sapevo! Anche i carciofi fa molto bene. E poi sono di stagione in questo momento. Carciofo. Lo adoro. Questo lo adoro proprio. Adoro. Hai sentito? Lui lo adora. Cazzo, speriamo che non lo sia. Guarda, tieni. Tieni un po' di cinar, Mauro, va. Che tu... questo lo beveva mio nonno. Lo bevevo pure io. Grazie, infatti mio nonno. Infatti ti comporti da un uomo. Ops. Tra l'altro ci facevano anche, trovi un sacco di pubblicità nei film italiani anni 80, c'è sempre un'insegna con su scritto Cinar perché andava molto. Dicono che questo qua è uno dei più versatili alcolici italiani al mondo. Questo è famosissimo, super conosciuto ed è un digestivo, vero? Ma sai che non l'ho mai provato in vita mia? No, nemmeno Cinar. Io, ma mi ricorda tante cose il profumo. Senti? Madonna, senti papà, senti che buono! Vedi, lui questo lo beve alla goccia, invece a me questo piace sorseggiarlo. Io bevo. Sì. Quelli sono gli irlandesi. Dipende cosa vuoi per la vita. No, no, io no, sono a posto. Non ti serve. Sono a posto. Io sono a posto. Il sapore che lascia in bocca mi piace tantissimo. Sì, sì, sì. Con ghiaccio poi. Sì, bello fresco. Ecco la domanda che arriva. Di solito come si bevono mai? A voce, sorseggiando, con ghiaccio? Dipende dall'amaro, perché ad esempio alcuni vanno tenuti in freezer e si bevono freddi nel bicchiere ghiacciato. Ad esempio l'amaro del capo. Sai che questo video diventerà una guida alcolica per i russi che vuole comprare qualcosa di duty free. Sì. Il voto non lo do, ti dico una bottiglia Adin, bottiglia da portare a casa, sì. Anzi, torno indietro, quello alla rucola non è più un 10. No, gli esatto. Do un 7-8 perché era troppo dolce. Esatto. Questo è una bomba, questo è 10 perché non è dolce. No, e se dobbiamo fare un brindisi, allora direi, visto che fra un po' finisce il primo corso di italiano organizzato da Cusno, io farei un brindisi a tutti gli studenti. Personalmente brindo ancora di più ai miei studenti privati, ma in realtà il brindisi vale per tutti voi che avete creduto nel progetto, che a quanto ne so e a quanto vedo dalla chat vi siete divertiti. Ragazzi, il brindisi va a voi e a quelli che ci auguriamo saranno i prossimi studenti del secondo giro di corso, che inizierà quando? Il primo marzo. Quindi iscrivetevi. A voi ragazzi, a voi. A voi. Cinar tutta la vita.
Ah vabbè, ma questo lo conosciamo tutti, il Bob. No, ragazzi, io non lo conosco. Come? Non conosco il Bob. Questo è con l'uovo. Ah, ma è tipo lo Zabob. Oh mio, figa il Bob, no. Perché no? Mica, questo c'è. Bene o male? Decora l'uovo. Sì. Questo ai bambini lo dai per la mattina per dargli energia per... Comunque, bravo. Fabio, dove si beve questo qua? Al bar, quando riaprono. In montagna d'inverno fanno il bombardino, che è a base di Vov caldo, con panna, esatto, e cioè è la bevanda degli sciatori. Mi hai veramente aperto una finestra nel cervello di quando eravamo piccoli, che ci davano, che eri tutto emozionato, no? Perché bevevi un po' di alcol, avevi il panettone con sopra un po' di Vov ed eri tutto Mia mamma lo faceva, Pochino pochino così poi io andavo a dormire tranquilla. Gli darà anche il bombardino. Questo ad esempio è una cosa che è veramente molto dolce. Come si beve? Alle cene in famiglia e con gli amici. Ci sta. Con lui. Esatto. Lari! Allora, vabbè. Sa di banana. È buonissimo. Buono comunque. Io l'ho sempre adorato, fin da bambina. Sì. No, cioè nel senso. Ma perché ha quel sapore veramente dolciastro che... Ma secondo me puoi metterlo anche nel carburatore della macchina, vedrai che... Sembra anche pandoro. Madonna! Mi sembra di mangiare una fetta di panettone. Lo stavo dicendo io in questo momento, è pandoro liquido. Fabio, comunque ti ho scritto agitare prima di bere, tanto puoi averla bene. Perché agitarla dopo non so proprio... Bevetelo solo in montagna, quando siete a sciare gli chiedete il bombardino, all'interno c'è il Vov e via. Questo, pur essendo buono, stanca subito. Cioè io il cinarmi farei la bottiglia, sì, però... questo stanca. Guarda, secondo me se lo metti nello Sputnik, non il bacino, il razzo, vedrai che fa andata e ritorno dalla luna, ma proprio così, sereno. Io pensavo fosse dolce, ma dal nome mica fuoco del vulcano mi mette un po' di timore. Che vulcano è? Il Vesuvio o l'Etna? Vesuvio. Scritto Etna? Etna! Oh, Vesuvio! E centigradi? Minchia, 8.000. 70! 70! E siete scemi? No! Io dopo la ripresa. Cioè, io l'avevo letto, ma non pensavo fossero i volumi, perché non quadrava mentalmente. Io dopo la è fatto con petali di rose e erbe che crescono vicino Etna. Cosa cresce sull'Etna? Cioè, magma! I meteoriti crescono sull'Etna. Cioè, con il colorante E124. Allora. Sottolineare, che crea un po' impotenza, però facente, no? Nato da un'antichissima ricetta rimasta inalterata nel tempo. Il fuoco del vulcano unisce alla pienezza del gusto un aroma gradevole e raffinato. Perché quando beviamo? Questo qua lo beviamo... Nella speranza di sopravvivere fare il prossimo video. Allora. Al fuoco. Al fuoco. Alla passione. Sì. All'amore. Sì. Alla vita. Sì. Ai giovani. Alla goccia. Com'è? Parli. Ah! Dio. Ok, vabbè, gesti. No, vabbè, dai. Ci sta. Ma tu sei fuori di testa. Vai, allora te ne verso. No, aspetta, no, basta. Così magari fai un brindisi con Maurino. Cioè... No, Mauro, vieni qua. No, vieni qua, dai. Vedi, ci voglio bene. Dai, il secondo va giù meglio. Perché ormai c'è perso il senso. Ma il coso per svernicia? Sì, no. No! Molto, sai che molto? Vogliamo farlo un'altra volta? Non me lo sarei aspettato, ma molto. Ciao! Dai, Mauro! Mauro, ti sfido, vieni qua! Eccolo! Raga, siamo... Sa che possiamo chiudere anche il video, basta! Siamo tornati! Mi sono andata in bene!
bene, bene, bene.